Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ben molti di voi sanno, per chi mi conosce bene, quando mi trovo davanti a questi ruderi a quattro ruote, chiamiamoli così, vado letteralmente in brodo, quindi dovevo assolutissimamente presentarvelo. È una mod di AAA Modding, è un modder che ho visto che è parecchio attivo, quindi nel 19 ha già pubblicato 8 mod, di cui 4 sono tutte Fortschritt, quindi lo vedo molto affezionato a questo brand qui. In passato avevo notato appunto qualche suo lavoro, ma tra una cosa e l'altra non vi ho più presentato niente. Ho colto la palla al balzo del mod contest per dare uno sguardo a questa sua trincia, la E281C. Aveva anche appunto fatto la E303, che è una facsimile, soltanto che non è trincia, ma appunto è una semovente che aveva la possibilità di fare da tagliaerba, da andanatore, da voltafieno. È più o meno insomma la stessa, solo che non ha l'apparato trinciante. E basta. A parte appunto il mio cuore che batte forte per questa tipologia di mezzi, devo dire che questo modder lavora molto molto bene. Ho visto una gran cura nei dettagli, una gran cura nel modello, una gran cura nella questione delle animazioni in tutte le sue parti, perché questa è completamente tutta animata. Qui appunto l'assenza di protezioni, l'assenza di carter può rendere giustizia a tutte le movimentazioni, c'ha pulegge, cardani, cinghie, tutto quanto animato, e devo dire che non è facile fare un po' di animazioni così, perché sono veramente tante, sono no complesse, ma insomma ce ne sono parecchie da fare. Poi le vedremo appunto quando andremo a testarle tutte quante. E niente, mi è piaciuta, insomma è una mod molto semplice. Ovviamente ragazzi, cioè deve piacere il genere di mod, c'è a chi come me piacciono questi bras de ferri, detto in gergo nel mio dialetto, oppure chi proprio non piace, quindi diciamo è un po' una cosa de gustibus e basta. Comunque ragazzi, prima di iniziare a vedere tutto quanto, volevo dirvi che questa sarà diciamo l'ultima mod per il momento che vi presento del mod contest. Mi fermo un attimino perché appunto ho altri video da buttare fuori. Se a parte che devo ancora finire di testare le mod eccetera, perché appunto il tempo è quello che è e ho dato un attimo precedenza a quello che mi sembrava più giusto presentare, non escludo che in futuro presenterò dell'altro, sempre diciamo che ha partecipato al mod contest, ma per il momento le presentazioni terminano qui. Mi sto dedicando anche un po' alle mappe, ho testato tutta quanta la Geiselberg, adesso appena ho un attimo ve la registro, ve la presento, vi preparo il video, però appunto per quanto riguarda le mod mi fermo. Poi alla fine ragazzi, proprio da fine delle votazioni alla fine ovviamente di tutto il mod contest, quindi quando ci saranno le premiazioni, farò il mio video considerazioni finali per quanto riguarda mod contest, quindi vi dirò la mia dicendovi un po' come mi è sembrata la questione mod, se ce ne sono state tante, poche, belle, brutte, come è stata un po' la situazione del modding, e poi ovviamente dirò anche un po' la mia su come si posizioneranno, chi vincerà, chi salirà sul podio, e così insomma diciamo che il video mi sembra giusto farlo dopo appunto le premiazioni, così avremo un attimo più modo di commentare anche la scelta, i criteri della vincita e quant'altro, così voglio sapere anche voi se ne pensate, se sarete d'accordo su come andranno le cose e basta. Bene ragazzi, allora qui vi ho preparato tre modelli, cioè in realtà il modello è sempre lo stesso, ma vi ho preparato tre colorazioni, tre configurazioni, vi ho preparato ovviamente tutti i suoi aggeggi frontali, quindi passiamo dalla barra per l'orzo, il frumento, la colza, eccetera, il pick up per l'erba e la paglia, e questa barra che
Potrebbe, cioè, ha tratto un inganno subito anche me, che pensavo, sì, insomma, vedete che ha un aspo, una sega sotto, una lama sotto, e sembrerebbe, insomma, una lama da frumento, da cereali. In realtà questa qui è una lama che viene usata per il mais. Ero un po' incredulo, ho detto, ma com'è possibile? Sono andato a vedermi ovviamente i video reali e effettivamente tagliano il mais con questa barra qui. Non so che razza di coltelli sotto di lame seghettate abbiano per riuscire a tagliare la gamba del mais, perché insomma ci vogliono bene o male i coltelli, ci vuole una roba che taglia, insomma non so se abbiano un raggio plasma o qualcosa qui sotto nascosto che non si vede, però ho visto i video reali e vanno avanti, tagliano con sta barra qua davanti, è impressionante vedere i video, è pazzesco, fantastico. Comunque, niente, sì, andremo a fare i test con tutte e tre, vi farò vedere tutte e tre le barre, così vedremo anche animazioni, un po' come gira e tutto quanto, e basta. Prima di andare a vedere, come sempre, dettagli e tutto quanto, ragazzi, andiamo un attimo allo store, la troviamo nella sezione Mietitrebbi per il foraggio, scorriamo in fondo, eccola qua, la E281C. 64.000 euro di costo, 175 cavalli. Facciamo, entriamo nella configurazione. Abbiamo come colorazione la possibilità di cambiare quella dei cerchioni, che si passa dal bianco a questo verdognolo, verde acqua, chiamiamolo, e poi finiamo col giallo. Configurazione: qui si cambiano praticamente le livree, si passa dalla standard, che è questa azzurra cabina bianca, poi si passa dal verde chiaro cabina verde scuro, poi si passa sempre alla stessa colorazione, però con i decals laterali differenti. Vedete questa la striscia, diciamo, orizzontale, questa ha due decals, un decals così centrale, e poi finiamo con quella verde. Questo verde pistacchio e il marrone. Ok, bene, poi torniamo indietro, andiamo nella sezione, ragazzi, di lame da mietitrebbe per foraggio, che troviamo appunto i suoi tre attrezzi. Eccola qui, la E299, la pseudo lama da mais, 14.000 euro di costo. Come ben vedete, qua abbiamo il simbolino del mais, quindi tranquilli. E niente, colore principale, appunto, si va dall'azzurro al verde e al verde pistacchio, che richiamano il colore della livrea. La E296B è la lama da taglio appunto per i cereali, che taglia orzo, frumento, colza, avena e soia. Qui è già munita con il suo carrello, diciamo, per portarla via, quindi è tutto un blocco, che poi appunto quando la aggancerete sì, insomma, spariscono le ruote, quindi non è un carrello sganciabile, ma è un tutt'uno con la barra, colore cerchioni, stessi colori che aveva la trincea. Poi abbiamo il colore principale, sono sempre le solite tre tonalità. Bene, beh, le larghezze di lavoro sono 4,6 m, questi sono 3 metri, e poi infine abbiamo il pick up per l'erba e la paglia, che sono 2 metri di lavoro, con ovviamente sempre la solita colorazione delle livree. Perfetto, qua vi ho preparato appunto i tre modelli. Dicevo, devo dire che i dettagli ci sono veramente tutti, è ottimo, guardate anche qui il dettaglio che si riesce a leggere sulla targhetta, sia qui che qui laterale. Vi dicevo, animazioni completa di tutto, anche l'animazione della porta scorrevole e quando si sale. Qui vi ho preparato questa qui con l'usura, così per farvi vedere un po' come ha lavorato sulle texture usate. Come interattività, ragazzi, non ha nulla di che, insomma, solo la possibilità di spiegare il canotto, quindi si alza e si abbassa il terminale. Ha il gancio traino posteriore, che, attenzione, ha la possibilità di agganciare solamente rimorchi rallati e non dumper. State all'occhio. Qua vedete il motorazzo.
tutto tutto animato. E niente, qui vi ho messo quella col dirtato, guardate che bel lavoro che è stato fatto anche sulla super barra da mais, anche qua catenarie, catene, tutto quanto, tutto 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 cinghie, tutto animato. Ok, perfetto. Allora, qui ho già i miei campi prova, andremo a fare due andane con l'erba, andremo a falciare un pochino l'erba con la diretta, adesso andiamo un po' a vedere la questione del mais. Qua ho già i tre rimorchi pronti. Saliamo, qua vedete la porta scorrevole. Ecco qui. Questi sono gli interni. Accendiamo. Mamma mia. Un attimo che rifaccio, scusate. Pazzesco. Qua vedete già sono iniziate le animazioni, le movimentazioni del volano e tutto quanto. Andiamo ad agganciare, beh, vi mostro un attimino la questione del canotto, ragazzi, una volta per tutte. Ecco qui, insomma, è solo un attimo il terminale. Oh, perfetto. Andiamo ad agganciare il rimorchio. Avevo un po' di roba dentro. Ho usato a posto per quanto riguarda l'aggancio dietro, vedete che c'ha l'attacco elettrico. Penso che se riuscissi a filmare dal vivo una roba del genere, ragazzi, farei un infarto in campo. Già aver filmato le Mengele, le SF, le trincia, ho filmato la 6000 col pick up e la 7000 con il mais, se vi ricordate, e pregate per me, forse quest'anno riesco a portarvi un cab view della 7000 a mais, forse. Anche questo colore qui mi piace, sto verde pistacchio, sto marroncino che si abbina al dirt. Che mezzo! Bene, accendiamo. Avete coltelli laterali. Beh, scendo un attimo così vi mostro tutte le animazioni bene. Animazioni della sega laterale, della sega laser plasma iper mega galattica inferiore, catenarie, aspo, tutto quanto. Qua c'è tutto il mulino animato. Che salto. Back. Cardani interni, tutto quanto a posto. Robe, mamma mia, mi sto immaginando di vederla dal vivo, tutte queste robe che girano, fantastico. Scusate ragazzi, non prendetemi per pazzo, ma sapete come sono fatto queste robe. Guardala come va, che belva. Ovviamente movimentazione dell'aspo, ragazzi, su e giù. Guardate il comfort di guida. Non penso si senta sto silenzio qua nella realtà. Cioè, fare una giornata 10-12 ore sopra una macchina del genere, mamma mia.
come farne 50 su una Jaguar 980 o su una Trince attuale. Qui sono sulla Rasvet, ragazzi, che appunto richiama l'ambiente naturale di questa tipologia di mezzi, anche se appunto la Fortschritt è tedesca, ma insomma sono quasi confinanti, dai. Ho visto che molti mi stanno chiedendo della carriera, eccetera. Ragazzi, per il momento appunto ho voluto un attimo dedicare un po' di spazio alla simulazione per quanto riguarda il contest. Adesso ho altri video da fare, ho altre cose in programma. La carriera arriva quando, diciamo, ho un attimo di tempo, riesco a farla, anche perché il prossimo episodio cade anche l'XXL e quindi devo prepararmi per bene, dobbiamo anche far trinciato, ma tranquilli che ritorna, proseguo, ma purtroppo insomma già sti giorni qua con tutte ste mod, col contest, mi sono letteralmente fuso il cervello. Bon, perfetto, io qua torno indietro. Che mezzo, guardate sto filtraccio dell'aria che sale su. Guardate la movimentazione dello sterzo dietro. Beh, rimorchio posso lasciarlo anche qui, tanto e le mortacci sua non serve più. Che bestia. Sì, io parlavo del cap view sul Mengele, ma riuscire a fare un cap view su una roba del genere, mamma mia. Ok, allora andiamo a prendere questa qui, facciamo quella con, scusate, con la diretta subito. Ma porca miseria. Oh, ok. Allora, sganciamo. Agganciamo, ripieghiamo la barra, vedete che si tolgono le ruote, andiamo ad agganciare l'altro carro. Qui prima di partire diamo un'occhiata anche alle animazioni, la barra. Ci tengo a mostrarvele perché meritano. Per i cardani, per i coltelli, per l'aspo, per la coclea. Bene le cinghie, boh, partiamo. Comunque sto anche preparando lo spin-off che farò qui sulla Rasvet, sto raccogliendo un po' di mezzi, di ruderi a quattro ruote, e pian piano quando avrò tempo vi preparerò anche qualche episodio qui. C'è anche, ragazzi, il Polish Pack, quello sempre del contest, che è molto interessante. Ho visto qualche video in giro e sì, anche lì ci sarebbe un attimo un'occhiata, però adesso un attimo vedo anche dopo il contest, tanto in fine poco cambia, le mod quelle sono.
Sì, ho deciso appunto di terminare qui un po' la serie di video giusto per raffreddarmi i neuroni e alla fine della fiera, bene o male, a gusto mio, a parere mio, le mod principali, diciamo, sono quelle che vi ho presentato, insomma, le altre sì, sono molto easy, molto tranquille. Questa qui ve l'ho presentata perché mi sento io col mio cuore dell'est, perché veramente sapete che vado fuori di testa quando vedo queste cose. Poi, come ho detto all'inizio, ho voluto un attimo approfittarne anche per dare uno sguardo un po' ai lavori di questo modder qui che si sta comportando molto molto bene. Anche il particle, ok. Non so veramente, ragazzi, come potrei comportarmi e cosa potrei dire nello spin-off appunto che farò nella Rushvet quando mi troverò a utilizzare questi mezzi a far tutti i lavori. Veramente non so, potrei sputtanarmi a vita perché mi conoscete, sapete come sono fatto. Ok, perfetto. Lasciamo qui anche quest'altro rimorchio. Andiamo a prendere il pick-up. Facciamo gli ultimi due giri e poi ragazzi io vi lascio. Cominciamo. Che mostro però ragazzi, veramente. Un telaio, un motore, 54 ingranaggi, due lamiere, 4 e via, via, fuoco e si va a comandare veramente. Che bestie, che bestie ragazzi. Boh, basta, sennò veramente mi faccio figure di merda. Ok, via, col pick up. Qua possiamo anche correre un po' di più, mi pare. Possiamo arrivare a 15-16, adesso vediamo. Anche questo, possiamo andarci in più. Ah no, vabbè, a parte che va a 10 perché questa l'ho usurata del tutto, vedete che è proprio a zero, è per questo che va anche più piano. Mostrarvi anche un po' la fanaleria. Ok,
Ok, perfetto. Bene, prendiamo tutto. Facciamo qui il carro. Poi sti tintinni metallici quando si spengono sono fantastici. Sono fantastici. I rumorini metallici. Cheat. Benissimo, bene ragazzi, allora vengo un attimo, facciamo diventare notte. Ecco qua. È un po' la fanaleria, c'è quella interna. Questi sono i suoi fari esterni. Fari di lavoro. Ok, perfetto. Un attimo che sento ancora i rumorini metallici. Ah no, sì, erano sul ah no, sì, non quando si spegne, ma quando si spegne tutta. Anche l'apparato trinciante. Eccoli qua. Erano sul pick up, non sulla trincia. Bene, stiamo a ritornare giorno. Mamma quanto bella è sta mappa. Ci state giocando voi? Avete qualche carriera avviata, qualcosa? E bene ragazzi, io a questo punto termino qui la presentazione e termino appunto per il momento la presentazione delle mod per il contest. Adesso pian piano guardo anche tutte le altre per bene eccetera e vedremo se più avanti, anche appunto dopo il contest, vi presenterò dell'altro e basta. Allora io appunto prossimamente ci sarà anche il DLC del cotone che è già stato annunciato, uscirà il 23 luglio, e vi arriverà ovviamente la presentazione e quant'altro. So già che molti di voi hanno puntato il dito contro questo DLC eccetera, ma ne parlerò nel video presentazione che ovviamente arriverà. Arriverà anche la season mod, adesso ragazzi l'ho nominata ma non mi dilungo oltre, mi sono già informato, ho già visto eccetera, ma ne parlerò in un episodio della carriera, nel prossimo episodio della carriera sì, parleremo un attimo di questa cosa qui della season eccetera, perché tutti sono emozionati qua e là, però appunto non voglio sbilanciarmi, non voglio dirvi niente. E insomma affronterò il discorso nell'episodio della carriera, perché voglio fare un attimo un ragionamento e sentire un po', sì, insomma parlerò nel prossimo episodio. E basta, a questo punto ragazzi, sì, ci risentiamo prossimamente, adesso vedo se nei prossimi giorni, prima della fine del contest, riuscirò a portarvi la presentazione della Geiselberg, altrimenti andrò più avanti, tanto alla fine insomma le mappe restano lì, adesso vedrò anche se guardare, ne ho viste un'altra due forse, ma appunto mi ci vuole un po' di tempo per vedere e testarle, e non voglio di certo morire per questo contest, e farò appunto tutto con un attimo di calma, visto che ho fatto una full immersion di 5 giorni, anche perché penso che sarete un po' stanchi di sentirmi più o meno ogni giorno. Bene ragazzi, allora niente, ci risentiamo adesso quando finirà il contest, vi preparerò il video come detto all'inizio, e ditemi se vi è piaciuta la mod. Non vi ho mostrato le frecce, un attimo che ve le mostro, che mi pareva che c'era qualcosa che mancava, eccole qua. Oh là, ok, ora ho finito completamente la presentazione. Dicevo, ditemi se vi è piaciuta questa mod, ditemi cosa ne pensate. Ovviamente, come ho detto all'inizio, deve essere un vostro gusto personale per questi ruderi, ripeto, a quattro ruote. E niente, ragazzi miei, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo, prossimo video. Ciao ciao!